Ecco, insomma, una di quelle situazioni in cui non avrei voluto trovarmi. Non sono Giuseppe Cruciani, quindi abbiamo già sbagliato la sigla, non c'è Giuseppe Cruciani. Sono Alessandro Milan. Allora, sono stato cooptato qui perché il nostro Giuseppe Cruciani è scomparso ufficialmente. Dov'è? Doveva arrivare qua, ha detto arrivo tra 10 minuti. Me lo puoi chiamare per favore, che vediamo se sul cellulare risponde. Abbiate pazienza, ma sono cose che succedono nella diretta. Giuseppe Cruciani sta arrivando, non lo so. Magari se lo becchiamo al telefono, ecco, che almeno ci risponda, visto che siamo in diretta, visto che la sua trasmissione, grazie. Molto bene. Potete provare a chiamarmi David Parenzo, che almeno mi salvi lui, per favore? Fai pure Giuseppe, non so, qua alle 18.35. Ecco, Davide, almeno suona lui. Davide, rispondi. Grazie. E vabbè, provate, continuate a chiamarli, per favore. Cruciani, Parenzo, niente. Il giornale radio. Già, la zanzara. Io sono Alessandro Milan, quel manigoldo di Giuseppe Cruciani che è sparito poco prima della diretta. Tutto a posto, non pensiate, però insomma, dice arrivo. Ecco, provate a chiamarlo. Cioè, la sua trasmissione, no? Faccia pure con calma. La richiesta è stata accettata. Vabbè. Si di prega che? Riagganciare. Ma di che è accettata? Giuseppe, di che è accettata la richiesta? Parenzo anche lui? No, scuotono la testa dall'altra parte. Cruciani non c'è, Parenzo non c'è. Vi ringrazio molto per avermi messo in questa situazione. Andiamo. Allora, sono sempre Alessandro Milan. Comincio a essere un po' nervoso. Ora, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, per cortesia, si degnano ecco. Di... Chi è? Giuseppe? Sì. Giuseppe? Sono Alessandro. Sono Alessandro Milan. Ciao Alessandro, ciao. Ma ciao, come stai? Ma non sei in trasmissione? Sì, sono in trasmissione da un'ora. Perché mi disturbi? Ma dove sei? Che stai facendo, Giuseppe? Dalle 18.30 inizi, cioè non è che puoi scomparire 10 minuti prima della messa in onda, scompari così, metti giù il telefono. Inizio alle 18. Ah, oggi c'era la trasmissione. C'era la trasmissione, vero? Pensavo fosse sabato. No, vabbè. No, pensavo fosse sabato. Che devo fare io con te? Pensavo fosse sabato. Vabbè. Adesso mi farò perdonare col direttore, con l'azienda, farò qualcosa. Sì, pensavo, ho capito. Ero sicuro fosse sabato. Ho capito, sono sicuro fosse sabato. Ho capito, ma partito dove? Partito l'ho capito, di testa. Ma dove sono sei? Sono a Venezia a vedere qualche film, ma pensavo fosse. Mi sono svegliato stamattina, pensavo fosse sabato e sono partito. Vabbè. È vero, oggi che giorno è? Scusa, mi ricordamelo. Oggi è giovedì. Non so, giovedì. Peraltro, vabbè. Quindi domani devi tornare. Cioè, perché, e che succede? Cioè, che facevi il weekend? Ma che vuol dire che è successo? Fatto? È che come sono, avete fatto? È che sono qua, mi hanno preso, mi hanno sbattuto in diretta 2 minuti prima di andare in onda. Parenzo è spento. Proviamo anche David Parenzo. Anche lui buttava giù il telefono. Pensava che fosse domenica, non lo so. Parenzo, proviamo. Vediamo. Provate. Però ci parli te, perché io, francamente... Sì, ci parlo io, provate. Vabbè. Ma scusa, tu mi stai chiamando, dunque adesso sono le 19.35, dunque sei in diretta. Sì, siamo in diretta, sì, scusa, non te l'ho detto. Pronto, per non sbagliarti, David! David! Pronto? David! Chi è? Sono Alessandro Milan, da Radio 24. Salve, qui è la residenza delle Olgettine, dica,
Ha chiamato? Sì, la residenza, guarda, non ho voglia di scherzare. Qua c'è. Residenza Cruciani si è manifestato adesso, pensava fosse sabato, è partito per Venezia, ma ha lasciato qui. Dove sei? Dove siete andati? Dove siete finiti? Stata la cosa pazzesca è che tu giustamente hai fatto un appello e pronunciato il mio nome per radio. Ha chiamato mezz'ora fa mia mamma dicendo dove sei? Ti stanno cercando. Ho capito. Sì. Che io fossi con un'amica, ad esempio, a leggere con Hayek. Ecco Alessandro, ecco perché ho ricevuto adesso, ho spento il cellulare, ho ricevuto 15-20 messaggi. Sì, chissà di chi. Di persone. Insulti. Che avete detto? Che ero sparito. Ma che ne so, cioè, abbiamo detto che non c'eri, che non si sapeva dove fossi e basta. Cioè, t'abbiamo chiamato, mettevi giù, a un certo punto la richiesta è accettata, mi è arrivato un messaggio. Vabbè, adesso che vogliamo fare? Vogliamo stare in diretta? Sì, siamo in diretta. Sì, grazie. Davide, che facciamo? Rimaniamo? Che ti devo dire? Io ero con una signorina simpaticista, stavamo leggendo von Hayek. Vedete un po' voi, sono sveglio alle 5:30. Va bene, rimanete. Chi è invitato stasera? Vediamo un po' chi è invitato stasera, avanti. Vediamo un po'. Allora, adesso ci sono un po' di ascoltatori, sapete che ci sono un po' di ascoltatori. Il signor Milan come lotta. Guarda, fatti bravi, perché tu dove sei, David? Perché lui a Venezia vengo a prendervi separatamente. Sentiamo. Eccomi, sono qua, sono Alessandro Milan, perché li abbiamo sparpagliati un po' sti farabutti Cruciani a Venezia, no? Parenzo non ho capito. Sì, eccoci con calma. Sei arrivato un'ora in ritardo e mi dice anche eccoci. Ma che devo fare? Mi sono sbagliato. Ho capito. Pensavo fosse sabato. Niente devi fare. Ormai niente. Ormai mi avete sostituito. Domani torniamo. Infatti, vedi che domani non è domenica. Insomma, domani è venerdì. Davide, ma tu intanto dove sei, Davide? Che non sei capito. Perché Giuseppe. Io intanto sono localizzato a Roma, quartiere popolare della città. E che facevi dalle 18:30 alle 19:30? Scusa, non stavo è che voglio. Non fare i fatti tuoi, ma tua mamma ti cercava, peraltro. Mi cercava perché hai detto dov'è Parenzo. Era l'armata. Tesoro, dove sei? Dico, sono qui con una signorina. Sto discutendo di von Hayek, di Milton Friedman e delle riforme del paese. Che quindi vuol dire che alla mamma rispondevi e a noi no. Ci mettevi. No, ma mi ha chiamato all'armata 50 telefonate. Mi avevo visto, avevo messo la vibrazione, no? Perché stavo discutendo di cose del futuro del paese. Stavamo discutendo con questa signorina. Era qui. Vi devo dire una cosa, Davide e Giuseppe. Siccome. Ma cosa fa? Scusate, dopo lo scopriremo. Siccome c'è uno che. Posso presentare una persona che. Aspetta, però devo dare la viabilità. No, aspetta, fammi presentare un saluto, un piccolo saluto alla radio. Alla radio da parte di Francesco Bordonovo, secondo me uno dei più bravi giornalisti italiani, uno dei pilastri di Libero. Francesco, ciao. Ciao, buona serata. Saluto Parenzo anche. Parenzo, buonasera. Borgo Nuif. Se la prossima volta che incroci però Giuseppe a Venezia, Francesco, se magari gli dici che alle 18:30 lui va in onda invece che alle 19:30 palesarsi pensando che fosse oggi sabato e quindi lui è partito pensando che fosse sabato. È un grandissimo cosa. Sono trovato qui davanti al red carpet, sembra una stella del cinema, è meraviglioso, magrissimo, in forma. Ma so che parlate della Lega, sono dei sovversivi. Lei è d'accordo, Parenzo, con questa cosa, dei sovversivi? Lei pensa a queste cose qui? Assolutamente no, caro Borgonovo, mi dispiace. Ho detto che è una stupidaggine contestare dei ciclisti che indossano una maglietta ridicola, cosa va scritto Padania, perché anche l'intelligente Borgonovo, che è un intellettuale della destra italiana, saprà perfettamente che la Padania non esiste. Altra cosa è la secessione, che è legittima, se uno vuole farla. Vabbè, in ogni caso, siccome devo dare il traffico ancora ci chiedono dov'è Cruciani Giuseppe si è pensava rimasto, grazie Francesco verso qualche stella, sì, diciamo così, grazie Francesco. Tra poco dai ripartiamo con Giuseppe, sempre che non metta giù, e pensava fosse sabato, è partito, andato a Venezia a vedere qualche film, no, veramente un gesto simpatico dopo il traffico. Giuseppe, visto che tra poco dobbiamo andare in borsa a sentire la borsa, cosa mangi stasera? Le sarde in saora, ovviamente, sì. Non lo so, ancora non ho deciso perché m'avete il sabato, qual è il piatto del sabato a Venezia? Ma che sabato? Ho capito, mi prendi in giro. Te l'ho detto io che è giovedì, non è che me lo dici tu, sono io che te l'ho detto che è giovedì. Ma non è una roba che non sono uno
mangio poco. No, ho capito, ma Davide, hai capito? Cioè, mi prende pure per il culo, mi dice, ma che, che sabato oggi è giovedì? Ogni volta che andiamo a Strasburgo si mangia delle cofane di carne che io faccio un anno, no, di gerirci. Si chiama choucroute, si chiama choucroute, pronuncia una cosa bene, con dei fusti, una roba pesantissima, una roba terribile. Comunque è al Lido di Venezia, signor Cruciani, per aver capito, eh beh, no? Certo, sì, al Lido, certo, è andato a vedere, capisci, è andato a vedere dei film, pensava che fosse sabato, è partito. No, non è quello. Specifichiamo, non sono andato a vedere il film. Allora, il signor Cruciani, sì, insieme alla Zanzara Radio 24, è protagonista di un film, diciamo questa, protagonista di un film, anzi dell'inizio di un film, che vi invito ad andare a vedere, non fosse altro perché c'è il sottoscritto, cari amici della Zanzara, è bello, film che si chiama L'ultimo terrestre, che inizia, di Gianalfonso Pacinotti, questo è il regista, che inizia con la Zanzara, che inizia con il sottoscritto che parla con le persone, almeno se l'inizio non... proprio del film, una cosa straordinaria. Vabbè, questo ti legittima. Ho fatto anche la camminata sul red carpet, penso di sì. Ho fatto anche il red carpet, certamente. No. C'erano delle ragazze che urlavano Cruciani, Cruciani. Non c'erano, però mi ero convinto di essere stato invitato il sabato, e per questo che stamattina mi sono alzato. Ma sei arrivato in motoscafo? Con l'arrivo in motoscafo? No, ho preso il treno e poi. No, ho capito, ma lì. Cioè, motoscafo tuo? Con chi? No, motoscafo, un motore normale. Il vaporetto. Ma non vergognarti, che male c'è a prendere un motoscafo? Motoscafo, champagne, ricchezza, il bel mercato, il benessere, dov'è il problema? No, ma infatti è bellissimo. Non ti vergognare, Giuseppe, sei preso... No, non mi vergogno affatto, mi vergogno del fatto di essere così sbagliato che mi sono alzato stamattina, e siccome pensavo che avessero apposta messo la programmazione... Il sabato, per permetterti... Non andavo in onda il sabato, e sono sbagliato sicuro... Vabbè... Allora, siamo con Giuseppe Cruciani al telefono da Venezia, David Parenzo dal residence, da Roma, David a Roma. Eccoci. No, sai Davide, è arrivato un messaggio bellissimo, ti pregherei se tu puoi chiamare il direttore di Radio 24, Fabio Tamburini, perché questo sarebbe un contrappasso fantastico. Giuseppe Cruciani conduca domani 24 mattino. Cioè la mia trasmissione alle 7:20, per cui si dovrà svegliare alle 5:30, sarebbe bellissimo, cioè farlo condurre. No, voglio dire, visto che mi hai ingabbiato. Peccato che non posso, perché sono ancora a Venezia. Perché è domenica domani? No, oggi è giovedì e domani è venerdì. Quindi, per cortesia, vedi di tornare. Vabbè, Giuseppe, niente. Vabbè. Prima o poi ti ricompenserò. Sentiamo. Sono dovuti uscire i bus. Chi è sta musica? Chi ascolti? No, scusa, mi sono avvicinato troppo alla musica qua. Sei già in discoteca, no, ho capito. No, cioè, almeno porta. No. Ah, no, vabbè, insomma. Ma c'è musica ovunque qui, non sì, ci ma può. Davide, ma digli qualcosa. Pensa che sia sabato. È una cosa pazzesca. Cruciani al Lido di Venezia, la mostra del cinema. Cioè, pensa che sia sabato e non si presenta. Mi fa sentire, ragazzi, la discoteca in onda. All'ultimo terreno. Attenzione perché Giuseppe, senti che musica era? Cioè cosa prevede la tua serata? Cose che si possono dire? Io sono qui alla ricordaci il film. Ubriaco di red carpet. Sono ubriaco. Capito di David? Red carpet. Capito David? È ubriaco. Grandissimo. Voglio andare al cinema stasera a vedere soprattutto per il fatto che la Zanzara è l'inizio di un film a Venezia, ridicci, uno dei tre film in concorso, ridiccio. L'ultimo terrestre di Gianalfonso Pacinotti. L'ultimo terrestre, tutti a vederlo ovviamente. Che dobbiamo fare? Qua c'è un minuto per chiudere. Giuseppe, hai capito che non è sabato? Questo l'hai capito, quindi hai capito che domani è venerdì e non domenica. Devo dirti la verità, me ne sono reso conto verso l'ora di pranzo. Sì. Dopodiché ho spento il cellulare perché ho detto: vabbè, tanto non posso più tornare indietro. Ho spento il cellulare. Che barbone! No. Non mi sono fatto più sentire nemmeno con Parenzo. E infatti, Parenzo a un certo punto non sapesse che pesci prendere perché. Naturalmente non ci sentiamo, ci sentiamo e ha visto bene di non rispondere neanche a lui. Ti abbracciamo però calorosamente, abbracciamo Giuseppe, abbracciamo Milan entrambi. No, ma non mi dovete abbracciare, se magari vi svegliate domani. Abbracciamolo forte. No, ma non mi servono i vostri abbracci. Se vi svegliate alle 5:30 domani. Hai fatto due scoop oggi, hai fatto due cose. Ascolta. Panis che dice questa cosa qua, è Ferrero, la Lega. Ascolta. No. Tu mi hai fatto perdere, Giuseppe, oggi è pure il compleanno di mio figlio. Cioè, guarda, tu proprio manco il compleanno di mio figlio. Però
però questa non me l'avevi detto. E per forza non rispondevi, il cellulare era spento. Questo pure è vero, Vabbè, buona Venezia, Giuseppe, buona Roma. A domani la Zanzara. Sì, con te ciao. Però, va bene. Sì, con me, David, certo. Certo, ciao a tutti, a domani.